Radio Radicale, Matteo Salvini ha rilasciato delle dichiarazioni all'uscita da Palazzo Chigi intorno alle 12:40, puntualizzando la sua posizione in merito alla TAV e criticando il Movimento 5 Stelle, specificando che il no dei pentastellati è contro il buon senso. Per quanto riguarda gli altri temi dell'attualità politica, Salvini non ha voluto pronunciarsi sulle dimissioni di Toninelli. Lì, e ha detto che non c'è nessuno scambio col premier Conte. Salvini è intervenuto anche su altri temi come il Russia Gate, affermando che oggi pomeriggio non sarà al Senato per l'informativa del premier Conte, e è anche intervenuto sulla nomina del commissario europeo che spetta all'Italia. Ma ascoltiamo le sue dichiarazioni all'uscita di Palazzo Chigi poco dopo le 12:30 ai giornalisti che lo aspettavano fuori dalla presidenza del Consiglio. 50 miliardi di cantieri sbloccati, quindi quando parlavo dei sì, parlavo di questo, sono 36 miliardi per le autostrade, quasi 3 miliardi per ponti, viadotti, gallerie e poi ci sono interventi sul porto di Palermo, l'aeroporto di Reggio Calabria, si è parlato dell'Asti Cuneo, della pedemontana lombarda 1,5 miliardi di interventi, 15 miliardi di interventi sulle ferrovie. Quindi da nord a sud c'è anche un piano, questa è la cartina. Questi sono 263 interventi di zone a rischio idrogeologico, frane, torrenti, fiumi, viadotti, pozzi, di opere che verranno cantierate subito per 315 milioni di euro, quindi una bella mattinata produttiva con tanti soldi e tanti cantieri. Quindi il governo cerca di recuperare il gap infrastrutturale a partire dal via libera di ieri sera di Conte sulla TAV. Ma lei, ministro, come giudica il fatto che il Movimento 5 Stelle sia ancora contrario e voglia rimandare al Parlamento la decisione? Quindi contro una decisione del Presidente del Consiglio? No, ma contro il buon senso. Che la TAV sia utile per viaggiare più veloce, inquinare di meno, spendere di meno, togliere i TIR dalle autostrade, collegarci al resto d'Europa, al resto del mondo, la Lega lo dice da sempre. Che costi di più finirla che non sospenderla è evidente. Quindi chi rimane per il no non è contro Salvini o contro il governo, è contro il futuro, è contro il buon senso. A proposito dei ritardi, abbiamo parlato stamattina però della Catania-Ragusa che è lì da 32 anni, quindi evidentemente diciamo che alcuni cantieri fermi non sono fermi da un anno, ma ce ne sono alcuni che sono fermi da 10, 15, 20 anni, la stessa Asti Cuneo, però questo è quello che mi fa essere ottimista, nel senso quando alle polemiche subentrano i fatti, le scuole, gli ospedali, i cantieri. Piano straordinario di lavori pubblici, questo l'Italia si merita e si aspetta. Chi è per i no? Beh, se avessimo dovuto aspettare i no, non avremmo avuto le Olimpiadi, non avremmo avuto tutto questo ben di Dio. Ministro, lei sarà pensa in che Senato? Conte abbia aperto la TAV per chiudere le Sono al ruote? Ministero, io ho il Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza. Non ascolterà l'informativa di Conte. No, no, ma l'ascolterò quando avrò finito il Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza, dove parliamo di mafia, immigrazione, che è quello per cui mi pagano lo stipendio. Potrebbe Sa essere cosa che dirà Conte. Conte abbia aperto alla TAV per chiudere le urne definitivamente? Ma no, non penso che ci sia lo scambio del mercato. La TAV è fondamentale, ci collega col resto d'Europa, fa costare meno il trasporto delle merci, inquina di meno. Ma è fondamentale come la pedemontana veneta, la pedemontana lombarda, ma ci sono infrastrutture assolutamente importanti, approvate questa mattina, per essere preciso, la Palermo-Catania, la Napoli-Bari, la Gallarate-Rho, il terzo valico, il nodo di Genova, quindi da nord a sud ci sono opere pubbliche fondamentali, mi auguro che nessuno dica questi sì per fare un piacere a Salvini o per rimandare la data del voto. Io ho detto che se il governo fa, lavora, sblocca, costruisce, investe, il governo va avanti. Se il governo perde tempo e rallenta, il governo non va avanti. Diciamo che fra ieri e oggi sono arrivati all'Italia dei bei segnali di sblocco. Il ministro prossimo Toninelli vertice dovrebbe dimettersi, sull'autonomia? secondo lei? Non entro nel merito delle scelte altrui. Il prossimo vertice sulle autonomie?
già settimana questa, spero, anche perché fra vertici, controvertici e riunioni ormai ho perso il conto di quanto ne abbiamo fatto. I 5 Stelle chiedono di votare in Parlamento anche l'autonomia, oltre che la TAV. Per me si può votare tutto, basta avere le idee chiare e fare in fretta. Ripeto, quando sblocchiamo lavori fermi da 32 anni vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. Sulla questione migranti ha convocato il Comitato Ordine e Sicurezza. Dall'Europa la rimproverano di non essere nei meeting dove si decidono le ridistribuzioni dei migranti, tipo l'incontro che c'è stato lunedì. Beh, non c'è andato nessuno. Non siamo dame di compagnia di Macron, che con 3 o 4 giorni d'anticipo convoca i ministri di tutto il resto d'Europa a Parigi su un suo documento che prevede che gli sbarchi siano solo in Italia. Ma chi sei? Sei amica dei tuoi dipendenti o dei tuoi camerieri? Quindi siamo andati alla riunione ufficiale a Helsinki, dove c'eravamo tutti i ministri. Se però Macron si alza la mattina e decide che è il nuovo Napoleone, si fa tutto a casa sua in base a quello che vuole lui, se la fa e se la canta e se la suona da sola. L'Italia non sarà più il campo profughi d'Europa. Macron se ne faccia una ragione, visto che gli piacciono i porti aperti, apra i porti di Marsiglia, apra i porti della Corsica, faccia quello che vuole. Lei ha detto che ascolterà le parole di Conte oggi in Senato, ma vi siete sentiti? Avete in qualche modo concordato? Lei sa che cosa dirà Conte e soprattutto le informazioni che devono arrivare dal Ministero dell'Interno, dice che a Palazzo Chigi non sono arrivate? Ma guardi, a me interessa che siamo persone libere, che non abbiamo chiesto né preso soldi da nessuno, tutto il resto è fantasia. Poi è chiaro che se uno si diverte a seguire la fantasia e i film di spionaggio di serie B, ognuno occupa il suo tempo come vuole. Io mi occupo di sicurezza vera, di problemi veri, di immigrazione, di mafia, di camorra, anzi ringrazio le forze dell'ordine che stanotte hanno fatto 2 brillanti operazioni tra Sardegna, Sicilia e il resto d'Italia contro il traffico di droghe, contro il traffico di esseri umani e la prostituzione. Di questo mi occupo, non di spionaggio. Senta, ministro, sembra che la Lega abbia rinunciato a indicare il commissario, così? Perché? Ah, chi l'ha detto? Fino a prova contraria, Macron permettendo, all'Italia aspetta un commissario che difenda l'interesse degli italiani in Europa, quindi almeno questo non ce lo possono togliere. Ma sarà una persona valida, punto. Poi chi sarà lo vedremo, sicuramente l'Europa non è partita col piede giusto. È sempre convinto che non sarà un tecnico? Stagione dei tecnici si è chiusa con Monti e con la Fornero, per quello che mi riguarda. Senta, dopo il voto parlamentare sulla TAV si potrebbe profilare una verifica per il governo, perché comunque il Movimento 5 Stelle voterà no e la Lega e tutti gli altri gruppi voteranno a favore, quindi ci sarà forse... A me interessano i fatti. La TAV si fa perché l'energia deve costare meno. La TAV si fa perché viaggiare deve costare meno. Ho a cuore il futuro degli operai dell'Ilva e mi rifiuto di pensare alla chiusura degli stabilimenti Ilva. Ho a cuore il fatto che se c'è del petrolio sotto il nostro mare, sotto la nostra terra, si possa estrarre perché ci conviene. E quindi a me interessa la sostanza per il momento ci dà ragione. Anche il comitato di questa mattina, che sblocca 50 miliardi di euro di opere pubbliche ferme da anni, ci dà ragione, quindi avanti così. Vado al ministero!